Ma questa sbarra qua è comodissima, non hai il poggiapiedi. Giustizia, io non ci arrivo mai. Bene. Dai, saliamo sulla seggiovia Costes de Lega. Beh, non vanno i cadenzatori? No, no, mi sto bene. Aspetta. Ho messo male le racchette. Si blocca quando si abbassa, non si alza, non si alza. Non si può più alzare ora. Ecco, vedi perché li odio tutti i sistemi di sicurezza? Perché sono più gli impicci dei vantaggi. Ma sotto c'è non vorrei cadere di sotto. Io avrei una FIFA senza. Quando la gente l'alza troppo a essere paurina, io sono così. Non so che non si cade. Seggiovia Costes de Lega, una Leitner del 2011 che sostituisce una triposto Leitner del 1985. Se va alla concorrenza da oggi Tommaso è come se io andassi alla fiera delle bici di Padova, sarei sì. Fuori di testa. E infatti lui è fuori di testa, ci vuole un defibrillo. Ecco lì c'è la cabinovia del collalto. 200 pulsazioni. Ci vorrebbe... Ecco, se mia mamma fa la rompiscatole di turno. No, non è di turno, lei è a tempo pieno. Sì, adesso... Se non ci sono gli altri c'è lei a rompere mentre faccio video. Ah, ma noi scherziamo, Tom. Come si chiama quell'uovo via lì? Quella? Con l'alto. Ah, cavolo mio. Qua è tutto con l'alto. Oh, con l'alto, però qui si abbronza bene. Ah, è benissimo proprio, è una roba. Ma voi non avete fame? Un pochino. Ecco. Però sono lungo. Come un canto di felicità e sale lassù, rode lassù. Porta via il mio cuore e salta lassù attraverso il cielo. Hanno lasciato una decorazione di Natale qua sul ponte. On the bridge. No, c'è la seggiovia Pralongia e lì la Arlara. Ho provato a insegnarmi ma sono arrivata a capire che aveva un valore pesano i piedi. Perché mi tira giù tutto. Vedete ora perché... capite come mi sento trovata. Io di solito. Mi tira giù tutti. Lo ski lift capanna è nera. Vieni qua. Ma questo veramente è, io non credo. Lift capanna nera, Leitner. A parte questa cosa a 20 gradi o... Ah, c'è la bella strada che sale tanti tornanti. Dobbiamo scendere e prendere questo ski lift. Che ha i tab scorti. Penso, perché con questo arrivi lì, però con questo infatti potremmo farla finire lì. Bambino me l'ha proprio offerta due volte perché prima ho detto no, ne aveva poco. Allora adesso me la faccio offrire anch'io. Assolutamente insistito che ne prendessi un altro po'. Si vede che sua mamma fa così, se non la offrite a nessuno non ve la ricompro. Allora ho preso te che ne prendi poca. No, me la regala mia nonna, ma la cioccolata di mia nonna. Meglio sta qui. Ma probabilmente quando trova l'offerta compra 5 pacchi di cioccolato che restano 2 anni. E dopo... Non mi conto però ce l'ha. Dai. Ma volete che porto a casa? Non sono male. Stiamo per arrivare, eh? Della serie che le mangiamo. E finiamo sto supplizio. Vuole Wonka? Di sta sbarra del cavolo senza appoggiapiedi. Vuole
che si abbassa così tanto che ti preme le racchette sotto. Vabbè. Ma che sta di? Dai, è troppo scomoda sta sbarra. Meno male che si alza da sola, mi pare. Si alza con qualcosa. Non si alza. Non si alza. Però si alza. Ho paura. Cosa sto facendo? Vado avanti. Cosa devo fare? Aspettate, forse dobbiamo andare di là.